Alla fine del video precedente, Claude era cascato giù a seguito di quell'esplosione. E adesso, boh. Stai bene? Puoi sentirmi? Sì. Ricorda il passato. Sei tutto intero. Cosa? Cosa devo ricordare? E ora come va? Puoi alzarti? Cosa devo ricordare del passato? E ora come va? Non preoccuparti per me. Pensa a te stesso ora. Oh mio Dio! Ho capito! Questi sono quei colpi tipo i fulmini nel cervello che ti capitano quando rigiochi a un videogioco dopo tanto tempo. Io so chi è che sta parlando con Claude. Oh, questa è un'altra di quelle cose da appuntare. Sì. Insomma, segnatevela pure voi. Ok. Ci provo. Oh, si muove. Questo andrà bene? Non correre, un passo alla volta. Ciao? Ciao? Lo so, sì, è una cosa un po' confusionaria, anche perché non ci sono i doppiaggi, quindi uno dice aspetta, ma chi è che sta parlando? Quindi ve lo spiego fra 2 secondi, che magari sarà un po' più chiaro. Ma tu chi sei? Ciao? Ciao? Tutto ok? Ecco, spieghiamo. In pratica, Claude stava parlando con non si sa bene chi, questo è giusto dirlo. Però l'altra voce, il riquadro blu che diceva ciao, ciao, era lei che cercava di svegliare Claude, che, piovuto giù dal cielo, si è ritrovato qui, non si sa bene dove, sembra una chiesa. Però questa è una cosa veramente importante, io non me la ricordavo. Sta cosa di lui che apparentemente parla, non lo so, sente le voci in testa. Tutto ok? E guardate un po' chi è, fra parentesi, la fioraia di prima. Sei in una chiesa dei sobborghi del settore 5. Sei piombato da lassù, mi hai davvero spaventato. Sono piombato giù? Credo che il tetto e i fiori abbiano attutito la caduta, che fortuna. I fiori, ok, il tetto mi sa che non ha attutito moltissimo, cioè, immagina la botta. Questi fiori sono tuoi? Mi dispiace. Non ti preoccupare, questi fiori sono resistenti, perché si trovano in un luogo sacro. Dicevano che i fiori e l'erba non potevano crescere a Midgar. Ma non so come qui fioriscono rigogliosi. Mi piace qui. Strano rivedersi. Ti ricordi di me? Non t'ho mai vista, proprio pure col punto esclamativo, ma te chi caspita sei? Certo che mi ricordo. Sì che ricordo. Mio Dio, il gioco. Non ci avevo mai fatto caso potesse essere così infantile, giocato in una certa maniera. Sì che ricordo, stai vendendo dei fiori. Oh, che gioia. Grazie per averli comprati. Senti, hai qualche materia? Perché sta domanda? Sì, un po'. Al giorno d'oggi la materia è dovunque. Ma la mia è speciale, non serve proprio a niente. Non serve a niente?
Casomai non sai come usarla. No, la so usare, solo che non ha effetti. Mi fa stare bene averla. Era di mia madre. Quindi ha una materia che non sa usare, ok. Ascolta, io amo parlare. E a te non piace? Dopotutto, questo è il nostro secondo incontro. Sembrano due risposte entrambe scortesi. Non ho nulla da dire, oppure e allora di bombe, a me che me ne frega. Aspetta qui, devo controllare i fiori, ci vorrà solo un minuto. Ci sta mettendo davvero un minuto. Ah, ma posso muovermi? Ah, ok, ciao cocca. Solo un attimo. Oh. Ora che me lo ricordo. Non ci siamo ancora presentati, vero? Mi chiamo... ok, qui il nome di questo personaggio è... Ci sono dibattiti all'università ancora, perché il nome originale inglese era tipo con il TH, A-E-R-I-T-H. E quindi c'è quel problema. Poi c'è tutta l'altra scuola di pensiero che sta combattendo per il fatto che A-E vada pronunciato alla latina, o all'inglese, all'italiana, alla giapponese, insomma. C'è sempre sto problema con i nomi dei personaggi, soprattutto per videogiochi così famosi che poi diventano un po' un culto. Certa gente con Final Fantasy VII e anche altri Final Fantasy è ossessionata. In sintesi, io la chiamerò Aeris, la pronuncia A-E alla latina, Aeris, o Aeris, insomma, come mi verrà, mi verrà. Probabilmente dirò Aeris. Io sono Aeris, la fioraia, lieta di conoscerti. Il mio nome è Claude e a quanto pare qualcuno è appena entrato in chiesa. Io, beh, faccio un po' di tutto. Oh, un vero factotum. Sì, faccio quello che capita. Cosa c'è da ridere? Cosa ti diverte tanto? Scusa, è solo... Te chi sei? Claude, non farti prendere? Come prendere? Gira al largo. Ciccio, stai provocando il tipo sbagliato, fidati. Di, Claude, sei mai stato guardia del corpo? Tu... puoi fare tutto, giusto? Sì, è così. Allora portami via da qui, a casa mia. Ok, ma ti costerà. Proprio insensibile, Claude, dai. Cioè, io avrei detto ok, con piacere. Cioè, è lampante quello che sta succedendo. Sto tipo che è appena entrato, non si sa bene per quale motivo, ma insomma, turba Aeris, quindi su via, fai un po' il galante. Devi solo accompagnarla a casa, non è che devi salvare la principessa dal castello in fiamme del drago sputafuoco degli inferi. Su via, Claude. Ok, allora vediamo. Che ne dici di un appuntamento? Ok, un metodo di pagamento un po' strano. Però se la sta pensando, no. Ha accettato! Non so chi voi siate, gli date il voi, ma... farete meglio a... sai chi sono. Questa è sempre... devo specificarlo perché sennò magari non si capisce. Questa è sempre la voce che ha lui in testa. Che gli sta dicendo a Claude, sai chi sono. Ma sì, vi riconosco. Non capisco perché sta parlando al plurale, però io vedo solo uno. Però, boh.
L'uniforme. Ah, ecco, sono arrivati altri. Ehi, capo, questo sta fuori di testa. Taci, spia Shinra. Reno, ecco, si chiama Reno questo personaggio dalla capigliatura cromata a rosso. Allora, lo catturiamo? Non ho ancora deciso. Non batterti qui, rovineresti i fiori. Ok, ritirata tattica. L'uscita è qui dietro. Erano occhi Mako. È un soldier, forza, muoviamoci. Ecco, qui viene palesata e viene detta proprio in maniera esplicita sta cosa. Che chi ha gli occhi un po' strani, occhi Mako, è un soldier. Già prima il presidente aveva detto: "Ah, i tuoi occhi, sei stato esposto alla Mako", però adesso viene proprio detto in maniera chiara. I soldier, anche gli ex soldier ovviamente, hanno questa cosa degli occhi Mako, che non è ben specificata, però insomma, appuntiamoci anche questa cosa. Nel frattempo quei tre là dietro se la ridono come degli ebeti, ma va bene. Oh. E non calpestate i fiori. Ma ci sei appena camminato sopra. Questo qui è il tema bellissimo dei Turks. Eccoli là, sono lassù. Claude, arrivano. Li ho visti. Non intendono proprio farci scappare. Cosa facciamo ora? Certo non ci arrenderemo, giusto? C'è solo una cosa da fare allora. Eris, di qua. D'accordo, li tratterrò io. Bene, assicurati che non ci raggiungano. L'antico sta fuggendo. Pensate che sia morta? Hanno sbagliato a sfidarci. Aiuto! No! Cos'è stato? Battiti, scappa, solo un momento. Solo un momento. Qui bisogna utilizzare sti barili per colpire. C'è un barile qui, se potessi spingerlo giù. Oh, Claude, ma cosa combini? A quanto pare sto cercando di ammazzarti. Ah, ci picchia. Si combatte. Wow, quel tipo leva 1. E lei leva 11. Cioè, sparisci. Licenziate questo soldato. Battuto da una fioraia. 3, vabbè. Nasconditi. Ecco, forse è meglio che l'ho ammazzato. Così almeno l'ho liberato dalla vergogna. Causa del decesso, è stato sconfitto da una fioraia. Ai ai ai. Peggior pensionamento anticipato della storia della Shinra. Ah! Aiuto! Solo un momento. Sperando di non sbagliare stavolta. C'è un barile, bla bla bla. No, di nuovo. Oh Claude, ma cosa combini? Ci sto provando, il fatto è che non è facile, questa è una di quelle cose, uno di quei mini giochi, chiamiamoli così, che uno poi impara giocando più volte al gioco, ma io non mi ricordo. Oppure c'è la guida del gioco ti mostra le varie posizioni, le scelte che devi fare, bla bla bla, in queste situazioni. Ma io non ricordo nulla, quindi butto barili giù a caso. Comunque non capisco, era un soldato, perché si è tramutato in due pantere?
Sarà uno scontro un po' lento perché lei, poverina, non fa molti danni. Ah, pure io posso incontrare nemici muovendomi là, ok. La soffitta è infestata. Infestata da schifezza, a quanto pare. Ma no, io posso lanciare la materia giù a Iris e dire usa sta magia. Forse, no, non posso. Ah, no, ok. Pensavo di darle la materia dal menu, ma si può fare. Niente, io devo stare qui passivamente a aspettare, ecco. Lei sale. Aiuto. Qui serviva il barile di prima delle scale. Ma l'ho già utilizzato. Scappa. Forse avrei dovuto dirle di scappare fin dall'inizio e basta. Iris, seguimi. Sì, qui le proporzioni sono fatte malissimamente. Sembra che Claude e Iris sono sopra una casa di bambole, no? Perché guardate, ripeto, le proporzioni. Non è una chiesa a grandezza reale, è fatto un po' male, insomma, le cose dell'epoca. Era così anche su PlayStation 1, al di là dei poligoni, era proprio così. Ah, mi cercavano un'altra volta. Vuoi dire che non è la prima volta che ti inseguono? No. Erano i Turks. E lui prima ha detto spie di Shinra. Quindi segniamoci sta cosa. Turks. La pronuncia inglese sarebbe Turks, ma insomma sempre detto Turks. Sono il reparto FBI, ecco, il reparto CIA, servizi segreti della Shinra, di cui Reno fa parte, quindi. E la domanda è: perché la CIA dell'FBI, quello che caspita è, della Shinra, è interessata a questa ragazza? Perché? All'inizio uno pensa, quando vede entrare questo ragazzo con i capelli rossi in chiesa, dice, cioè, Iris reagisce in quella maniera e uno pensa, ok, magari questo è l'ex ragazzo, che ne so, e lei vuole semplicemente essere protetta da sto tipo. Poi salta fuori e questi sono della Shinra, quando parlano Claude e Reno. E allora uno pensa, beh, ok, sono truppe di Shinra, stanno inseguendo Claude perché l'hanno visto lì fare l'attentato. Invece a quanto pare sulle tracce di Iris. E uno si domanda, ma perché, che c'ha sta ragazza che può interessare a loro? I Turks fanno parte della Shinra, ricercano i possibili candidati per la Soldier. Ah, si occupano anche di questo, non me lo ricordavo. Però appunto sono un corpo a parte. Con quella violenza sembravano pronti ad un rapimento. Sono coinvolti in un sacco di altri lavori sporchi, esatto. Come spionaggio, omicidi e così via. Davano quell'idea, infatti. Ma perché ti cercavano? Ci sarà un motivo, giusto? No, davvero. Anche se penso che mi ritengano idonea per la Soldier, è impossibile. Forse lo sei, vuoi arruolarti? Non lo so, ma di sicuro non voglio essere presa da quella gente. Beh, andiamo. Aspettami e dai. Claude è pur sempre
è vissuto in un villaggio, è cresciuto in un villaggio, quindi. E poi è un ex soldier, quindi sti cavoli. Lei invece è una povera fioraia, c'ha pure il vestito lungo, di certo non può reggere il passo. Vai piano, un momento. Divertente. Pensavo fossi tagliata per la soldier. Oh, sei tremendo. Ehi, Claude, tu eri nella soldier? Sì, proprio così. Come l'hai capito? I tuoi occhi, quella loro luccicanza. È italiano, luccicanza? Può essere, no? Certo non posso conoscere il dizionario a memoria. È tipica di chi è stato esposto all'energia mago, di nuovo. È lo stemma della Soldier. Ma tu come facevi a saperlo? Oh, niente. Niente? Già, niente. Assolutamente nulla di sospetto. Questa è inseguita dai Turks. Conosce sto dettaglio della Soldier. Tutto regolare. Dai, forza, muoviamoci. Ce l'abbiamo fatta. Vediamo. Casa mia è qui vicino. Presto ci troveranno. Andiamo. Fatemi salvare. Qui c'è una cosa che mi sto ricordando adesso dell'ordine. Vedete, uno può fare posizione avanzata o arretrata. Se non sbaglio, la posizione avanzata ti permette di fare più danni e ricevere però anche più danni. Viceversa, quella arretrata è il contrario. Quindi se uno ha un personaggio che fa danni fisici, ad esempio, fa danni in generale. Posizione avanzata, se c'è il supporto, magie di cura e robe così, posizione arretrata, se non ricordo male. Ah? E tu chi diavolo sei? Con chi credi di parlare? Oh, ma oggi tutti che mi danno fastidio. Oh, come hanno. Incredibile, su PlayStation 1 era molto, molto più sgranata la grafica. Wow. Conosci il mercato del muro? No, che roba è? Vendono pezzi di muro? Mercato dei sobborghi del settore 7, ci dovrai qualunque cosa ti sia mai servita. Ah, ok. Non c'è niente. Guardate che cosa tipo triste, sto schermo qua sopra, con l'immagine di una foresta. Perché loro sono nel, non nel sottosuolo, ma sono nel livello sottostante al piatto di Midgar, quindi di nuovo non vedono neanche il cielo. Levati davanti, ok. Ti serve qualcosa? Entra nel negozio. Questo prima è scortese, poi è cortese, non ci capisco niente. No, di nuovo, per ora non c'è bisogno di fare shopping. Anzi, mi sono appena ricordato che il boss. Esatto, aveva droppato la Titan Bangle. Qui ci sono le materie di Tifa e Barret perché ci siamo separati per ora, quindi vengono rimesse tutte nell'inventario quando succedono queste cose. Cura. Diamola ad Iris, così almeno può fare un po' da supporto. Quel tizio lì dentro è strano, qualunque cosa tu gli chieda ti risponderà solo o. Magari sta male. Quel tizio è malato.
ha perso i sensi qua vicino e qualcuno l'ha accolto qui. Eccolo, è lui, non vuoi aiutarlo? Non sono un dottore. No, credo di no. Ehi, visto? Ha un tatuaggio, sembra un numero, il 2. Questa è una cosa assolutamente da segnare. Tizio tatuaggio 2 Midgar. Ok. Vabbè, voi dite, ma che caspita di segni uno che c'ha il tatuaggio? Cioè, che problemi hai? Perché sono quelle cose che poi più avanti devo ricollegare. O cercare di collegare, insomma. Citare quello che è. Qui ci sono negozi vari di materie, equipaggiamenti, ma per ora i soldi preferisco conservarli. Cosa sto facendo? Cammino qui intorno guardando a terra. Per terra si trovano un sacco di cose perse dalla gente. Wow, che attività interessanti. Certo non le vedrai mai guardando in alto, giusto? E però è un ragionamento che fila. Ah, che spettacolo! Non posso smettere... No, ok, ho salvato prima. Non posso smettere di osannare sti tipi delle mod. Un lavoro pazzesco. Pazzesco. E di nuovo è ridicolo che la Square Enix non abbia fatto niente. Ci abbia dovuto pensare la community. Patetico. Copri era la materia che... protegge alleati se attaccati. Non è utilissima, anzi può essere un'arma a doppio taglio, ovviamente. Può essere utile in certe strategie, ovviamente. Mamma, eccomi. Lui è Claude, guardia del corpo. Guardia del corpo? Ti hanno seguita di nuovo? Stai bene? Non sei mica ferita, vero? Elmira si chiama. Sto bene, c'era Claude con me. Grazie, Claude. Cosa intendi fare ora, Claude? È lontano il settore 7, voglio andare al bar di Tifa. Tifa è una ragazza? Già. State insieme? Insieme? Che situazione strana. Oh mio Dio, ho appena realizzato che anche qui le proporzioni sono fatte malissimo. Guardate tipo le sedie. Guardate le sedie. Guardate il televisore. Vabbè, i televisori erano davvero così grossi all'epoca. Però... la casa dei Lillipuziani. Guarda le sedie, incredibile. Ok, torniamo a noi. Sarebbe una bugia dire sì è così. Però se dico sì faccio capire al gioco... Perché è pur sempre gioco di ruolo, attenzione, dovete sapere che alcuni dialoghi, alcune cose cambiano in base a certe scelte. Se metto sì, faccio capire al gioco che mi piace Tifa, per così dire. Usiamo questi termini molto bambini all'asilo. Se invece dico no, faccio capire al gioco che mi piace Iris. Detta in maniera molto stupida, ma insomma, seguitemi un attimo. Non lo so. Io sono sempre stato un tifoso della coppia Claude-Tifa anziché Claude-Iris. Ah, bene. Mi fa piacere. Ah, adesso mi sento male però. Sento uno strozzo.
Che poi non è vero che appunto stiamo assieme, dico, cioè stanno assieme Claude e Tifa. Vediamo, il settore 7 ti ci porterò io. Non puoi dire sul serio, perché ti vuoi mettere ancora in pericolo? Sono abituata. Abituata? Beh, non so, farmi aiutare da una ragazza. Una ragazza, che vorresti dire? Aspetti che me ne stia in silenzio dopo aver sentito quello che hai detto? Mamma, porto Claude. Come l'ho detto? Mamma! Porto Claude al settore 7, tornerò il prima possibile. Mi sto divertendo veramente molto, devo dire, a leggere i sottotitoli. Spero la cosa non risulti troppo stupida, ma. No, non è voluta, è che semplicemente leggendo a volte mi scatta l'ilarità. Ma cara, mi arrendo, tanto hai già deciso e non mi ascolterai mai. Ma se proprio vuoi andare, non è meglio domani? Si è fatto tardi. Sì, hai ragione, mamma. Eris, vai a letto adesso. Ah, così le proporzioni si notano molto di meno. No, ok, sta sedia è comunque gigante. Quella luce nei tuoi occhi. Sei un soldier, vero? Oh, lo capiscono tutti. Vabbè, deve essere quindi una cosa che sanno tutti, effettivamente, a Midgar. Pensandoci un attimo, cioè, soldier, il corpo speciale della Shinra, tutti vivono a Midgar, che è governata dalla Shinra. Sì, deve essere un'informazione nota a tutti. Già, o almeno lo ero. Non so come dirtelo, ma potresti andartene stanotte senza dire niente ad Eris. Soldier, non vorrei che Eris soffrisse ancora. Non vorrei soffrisse ancora. Andiamo un attimo di sopra. Devi passare attraverso il settore 6 per arrivare al 7, è una zona pericolosa. Sarà meglio che ti riposi un po' stanotte. Claude, buonanotte. Cioè, così mi invitano a dormire, l'ospitalità. Cavolo. Tipo, come mi sono ritrovato in una situazione del genere? Sembri stanco. Ah? Non dormivo in un letto così da molto tempo. È vero. Sino da allora. Come sei cresciuto? Chissà le ragazze che ti girano intorno. Insomma. Sono preoccupata per te. Ci sono un sacco di tentazioni in città. Vorrei tanto che ti sistemassi con una brava ragazza. No problem. Mi sa che si sono presi qualche libertà di traduzione con quella frase, con no problem, però vabbè. Dovresti avere una ragazza seria, una che si prenda cura di te. Oh, questa fase del gioco è molto incentrata sulle relazioni, a quanto pare, ma va bene. Ecco di cosa hai davvero bisogno. Lasciami in pace. Fra parentesi, quella era la madre di Claude. Per chi non. Cioè, forse non si capisce proprio in maniera esplicita, anche se si vede che lei ha i capelli proprio più o meno uguali a quelli di Claude. Ed era la madre, quindi piccolo flashback. Lui si è ricordato di quando era ancora al suo villaggio, nel suo villaggio, prima di venire a spostarsi in città. Sempre per il discorso che lui voleva entrare nella Soldier. Mi sono addormentato. Al settore 7 attraverso il 6 ce la farò anche da solo. Ora qui uno deve muoversi. Esatto, camminando, altrimenti.
No, caspita, ma ha sentito. Claude, pensavo fossero i Turks. Dai, riposati un po'. Ok, innanzitutto fatemi prendere questi oggetti. Pozione, coda di fenice, grazie mille. Sto facendo il cleptomane in casa altrui, ma va bene. Vi ricordate, avevo detto che avevo messo una mod per correre in automatico. Perfetto. Mi sa che quella mod, in questo caso, era il male cosmico perché mi faceva correre anche quando provavo a camminare. Quindi sono dovuto uscire, ho dovuto levarla, cioè disattivarla temporaneamente. E adesso mi tocca correre tenendo premuto il tasto, gli mortacci vostri. Guardate qua, lo spettacolo con questi fiori. Iris prima ha detto qui crescono, cioè in chiesa, perché è un luogo sacro. Però crescono anche qui. A me viene quasi a sospettare che crescano perché c'è lei. E voi dite, ma che vuol dire? Cioè, crescono i fiori in una città dove normalmente non crescono? Solo per la presenza di sta ragazza? Non ha senso. E forse non ha senso, perché a dire il vero non mi ricordo. Però, boh, sicuramente sembra una ragazza strana, diciamo questo. È il momento di tornare da Barrett e Tifa. Sì, va bene, ok. Ti sei alzato presto, allora. Questa sarebbe una di quelle scene tipo comiche nei cartoni. Tipo, ma tu, ma io ero... E nel frattempo con le mani, le dita, a indicare tipo direzioni opposte. E io, e tu, ti ho vista, dormivi, io sono sceso, com'è possibile? Sarebbe proprio una di quelle situazioni perché... Cioè, come caspita è arrivata prima di Claude? Non si sa, però va bene, sono sempre gli artifici del gioco. Compressione spazio-temporale, Iris è arrivata qua, prima di Claude. Non potevo chiederti di venire, è molto pericoloso. Hai finito? Devi passare lungo i sobborghi del settore 6 per arrivare al settimo paradiso, Seventh Heaven di Tifa. Ci porto io, dai. Partita. Anche qua hanno rifatto tutte le texture. E io mi becco i nemici. Per parlare di texture. E combattiamo contro una casa. Sì, sta cosa è... Bomba infernale. Vai, sì. Aiuto polizia, sono stato attaccato da una casa di bambole giganti che mi ha lanciato le bombe. Alcuni nemici erano un po' stupidotti. C'è proprio il concetto, la casa bambola gigante che si apre e ti lancia il missile. Tu ti fermi un attimo, ridi così. No, il limite sarebbe uno spreco sincero. Ok, forse non è più uno spreco adesso. A quanto pare la casa di bambole è diventata più minacciosa. Ho notato che devo rimettere la materia. Ah, e devo anche ricambiare l'ordine qua, sì. Le magie si possono utilizzare anche fuori da combattimento, quelle di supporto, di cura. Oh, i danni.
Poverina, lasciatela in pace. Porca miseria. Non ricordo assolutamente cosa facesse il limite. Ah, ok, vento di cura, va bene. What? Perché mi fa fare solo Thunder normale? No, mi sa che la... il turbo di Ares dovrò usarlo. Me lo fa fare a target singolo adesso. Questi mi ammazzano. Mi prendo ancora un po' di danni. Nel frattempo Claude fa il suo dovere. Poi uso il limite. Ok, andiamo. Giusto in tempo. Ah, non ha ridato moltissimo, però è a tutta la squadra. Fatemi anche fare una cosa. Certo, perché siccome sono dovuto uscire dall'emulatore, ho dovuto rifare quel pezzettino. Devo rimettere qui l'equipaggiamento. Poi... Volevo vedere una cosa sul limite. Check. Attacco un avversario perché per ora ho il livello 1. Livello 2 come si apprende? No. Non c'è una guida. Una guida qui intendo. No. Per ora non si sblocca il livello 2. Queste sono quelle cose che poi devo andarmi a riguardare perché non ricordo. No, di nuovo voi. Il limite vorrei conservarmelo stavolta. Oh, guarda i danni! Questo attacca due volte, vabbè. Hanno riempito di nuovo di già il limite di Iris. Ogni volta a fine battaglia Claude si mette a... far girare la spada, lo spadone. E se lo sa lui come ci riesce, perché è enorme. Qua non c'è niente. Lo fa sembrare di cartongesso, cioè no, di cartapesta lo spadone. Per la maestria con cui lo agita. Accesso al settore 7 è di qua. Grazie, dobbiamo salutarci adesso. Ce la farei a tornare a casa? Oh no, non ce la farò mai. Vorresti forse sentirmi parlare così? Portala a casa. Devo tornare indietro. Vabbè, però faccio il galantuomo, dai, è pericoloso qui per lei. Cioè, è un po' sessista, ho capito. Lei in pratica si sente offesa per il discorso. Ah, qui è pericoloso per te. E lei dice, guarda che non c'ho 3 anni, insomma, me la so cavare. Che può anche essere vero. Però noi siamo pur sempre invischiati con Avalanche. Quindi non voglio metterla nei guai.
Non trovi sia un po' fuori strada? Già, credo di sì. Facciamo una sosta? Questo è vero, effettivamente dovremmo tornare indietro. Parco giochi. È incredibile, è ancora qui. Claude, qui sopra? Sì, però non mi chiamare tipo un cagnolino. Che grado avevi? Come? Ma sì, nella Soldier. Ero prima classe. C'è stato quel lampo di luce così, prima classe. Proprio come lui. Come lui chi? Il mio ragazzo. Era una cosa seria? No, ma per un po' mi è piaciuto. Forse lo conoscevo, come si chiamava? Non ha più importanza. Che roba è? Cosa succede? Un attimo che io mi devo appuntare una cosa, non vi posso dire cosa, ma mi devo appuntare una cosa. Ah, comunque, questa cosa spiega il perché di quella frase della madre di Iris, che ha detto, ah, Soldier, ah, non vorrei soffrirsi ancora, perché abbiamo capito, lei aveva una specie di ex ragazzo, che era nella Soldier, poi... Non si sono visti più, quindi in questo senso la madre dice: non vorrei ripiombasse di nuovo in questa cosa, mia figlia. Perché anche tu sei della Soldier, insomma. Vabbè, lui non è più della Soldier, ma avete capito. Tifa? Fra parentesi, sì, quella cosa nel retro di quella specie di carrozza era Tifa. Quella ragazza era Tifa? Dove stava andando? Sembrava un po' strana. Ehi, vado da solo, torna a casa. Come parlare al vento.